Ciao, benvenuti a un nuovo video. Allora, per correttezza di informazioni, devo dirvi che oggi dico molte più cavolate del solito, me ne sono accorta. Non so se è il tempo nuvoloso o che cosa, non so cosa succede, quindi auguri. Comunque, volevo parlarvi di qualche prodotto della Clarins, perché se mi seguite su Instagram sapete che ho collaborato con questo marchio e tra gli altri prodotti mi hanno dato da provare anche alcune mini sites. Ed è detto, facciamoci un video unico in cui ve ne parlo, anche perché abbiamo tre contorno occhi, questi qui, uno, due, tre contorno occhi e un balsamo labbra. Quindi ho detto, va bene, proviamoli ed ve ne parlo nel video. Dunque, prima di iniziare, vi ricordo come sempre che se volete partecipare all'estrazione di un premietto ed è a cadenza mensile, dovete essere attivi sul mio canale. Vi chiedo solo quello, per favore, di supportarmi. E quindi, unica regola è essere iscritti al mio canale, lasciarmi un commento per dimostrare che seguite i miei video. E tanto a fine video vi dico sempre con cosa commentare e basta perché mensilmente estraggo un premietto. Ma ve lo ricordo anche a fine video e ora iniziamo con questo qui. Ma prima di iniziare vi devo subito dire una cosa, perché se ricevete questi sample delle profumerie sapete di cosa parlo. La scatola ci sta, il prodotto ci sta, ma perché? Questo libretto di istruzioni in tutte le lingue che è anche informativo, quindi è che una volta che l'ho tirato fuori non riuscite più a ripiegarlo per metterlo nella scatola, non so mai come piegarlo. Allora, dicevamo che oggi vi parlo di questo che è l'Hydra Essential Balsamo labbra riparatore con fiori di loto blu. Ok, dunque questo qui che adesso tiro fuori. Intanto vi dico il prezzo: 15 ml 17 euro da Sephora. Allora il prodotto è questo qui. Se diciamo Iris Blu, sicuramente questo lo ricorda. E vi ho fatto anche la clip per vedere la texture. Devo dire che se non guardiamo l'inci, perché silicone e paraffine ai primi posti, però se non guardiamo questo, rispetto ad altri balsamo labbra in crema, questo è meno appiccicoso. Io odio quando sulle labbra ho qualcosa di appiccicoso. Allora, basta poco prodotto, si applica sulle labbra, io lo consiglio alla sera perché comunque è molto corposo e sborda, le lucida e sborda, proprio brutto l'effetto. Però alla sera ha un buon potere perché comunque è bello idratante e non è mai idratante come uno stick labbra. Io lo stick li mangio, ad avanche li uso, però li trovo davvero molto più idratanti. Questo è più blando, però mantiene le promesse perché comunque non mi sono mai trovata con le pellicine ed è anche nel periodo di allergia che sentivo tantissimo il naso, quindi avevo sempre il labbro sopra screpolato. Questo lo riparava, quindi si è comportato bene. E sì, deve piacere comunque il prodotto appiccicoso che sborda, che ti lascia le labbra. Questa sensazione a me non piace, però le promesse le mantiene, è idratante, funziona e il prezzo ve l'ho detto, sì. Sì, ok, promosso, ma senza lode, senza infamia, perché proprio non è adatto a me. Ma veniamo ora ai contorno occhi che sicuramente ci daranno più soddisfazione. E vi parlo di questo gel contorno occhi anti rughe e occhiaie. No, anti borse e occhiaie. Scusate, sto facendo la francese. Allora, questo qui, ma adesso lo tiriamo fuori. Intanto vi dico il prezzo che dal sito ufficiale 20 ml, quindi di più del classico 15, questo è un 20, più grande, 36,90 euro. Allora, tra le altre cose, ok? Allora, il prodotto è questo qui, bianco, classico. E
dunque, la texture è un gel, dice di essere un gel contorno occhi, sì, proprio un gel. Quindi leggero, bello, in estate anche fresco, si applica bene sul contorno occhi, si picchietta ed assorbe immediatamente. Perfetto alla mattina ed è alla sera. Dunque, dice di essere anti-borse e anti-occhiaie. Allora, ho notato dall'INCI che contiene caffeina ed è ottimo per andare a stimolare il microcircolo dei contornocchi. Ottima cosa. Poi, essendo un gel, si picchietta bene, un leggero massaggio, assorbe subito. Alla mattina lo trovo perfetto, magari in estate mettetelo in frigo anche, che è più fresco. È perfetto per andare a svegliare lo sguardo, mentre la sera decongestiona, ma davvero sento la differenza. Se sto tanto tempo al PC oppure sto un po' fuori, c'è la luce, ottimo, davvero funziona. Ho guardato anche l'INCI, non è affatto male. Non del tutto verde, ma non è affatto male. Sì, questo ve lo straconsiglio perché è davvero un buon prodotto. Non ho sentito il profumo, assente. Quindi, altra cosa molto importante, e in più anche la caffeina. Valido, molto valido, e ve lo consiglio. E ora andiamo avanti con questo Multiactive Occhi defaticante e illuminante prime rughe. Allora, rivitalizzante anche. Questo qui, intanto che lo apro, come sempre, vi dico il prezzo, 15 ml, 38,50. Questo l'ho visto da Sephora, foglietto. La confezione è questa qui, rosina, anche molto carina. Ok, e la confezione è full size. Ho visto che ha l'applicatore quello in metallo, quindi quello con l'effetto fresco, che lo trovo sempre molto valido. Dunque, questo è un gel crema. Quindi è più di un gel, ma meno di una crema, è per questo che secondo me è la formula perfetta da usare con l'applicatore in metallo. Vedete dalla clip che ha una leggera colorazione pearlescente che otticamente illumina un attimo, ma è un effetto molto molto blando, ce lo vedete sulle mani che è pearlescente, lo vedete applicandolo, ma una volta assorbito, asciugato, l'effetto non c'è più. Quindi è molto blando. Noi guardiamo gli altri effetti di questo prodotto. Dunque, intanto è leggero, si stende bene, basta poco prodotto, si picchietta, assorbe molto velocemente e lascia il contorno occhi molto idratato. Con l'applicatore in metallo lo troverei ancora più valido proprio per la mattina, per decongestionare, o per rinfrescare lo sguardo durante la giornata. Valido, sì. Buon effetto idratante, mi è piaciuto, mantiene le promesse, multiattivo, prime rughe sicuramente perché idratando evita la comparsa dei segni del tempo, riduce i tempi di comparsa, evita, è un prodotto cosmetico, si sa, profumo credo che fresco, un po' floreale, ma non persiste, nessuno di questi prodotti persiste sulla pelle. E ho guardato l'INCI, questo ha dimeticone, ve lo dico per correttezza di informazione, per completezza di informazione, mantiene le promesse e a me è piaciuto. E adesso noi veniamo con l'ultimo prodotto. Io vorrei farlo un video, ma è possibile che ho davanti al cancello di casa un trattore fermo? Scusate, vado a guardare e torno. Sbrighiamoci ora ed eccoci qui e veniamo con l'ultimo prodotto. Questo è l'Extra Firming Occhi, esperto per rughe, occhiaie e illumina. Vediamo. Unica cosa positiva di questo prodotto, unica. Tra le altre cose positive, dentro non ha quel solito foglietto, questo, non c'aveva proprio. Anche perché se voglio vedere le istruzioni, uno c'è scritto qui di lato in piccolissimo. In piccolissimo c'è scritto. Se no vado sul sito. È inutile che sprechiamo così tanta carta che sinceramente, ecco. Allora, intanto ve lo mostro. Eccolo qui. Tutti hanno un colore diverso, questo è un rosina. Un rosa salmone. Allora, prezzo 15 ml, attenzione, sì, ho scritto bene, 56,90. Ho scritto bene? 56,90, sì, è molto caro, è molto caro. E oltretutto ha una texture particolare, lo vedete dalla clip, ma è
molto ricco, molto 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 ricco. Basta pochissimo prodotto, una punta proprio. Fortuna che ha questo applicatore piccino, così proprio andate a puntini. Qui è partito un altro cane, va bene? Si stende bene e anche se è molto ricco, assorbe molto velocemente. Trovo che sul contorno occhi sia un pochino pesante, quindi basta davvero pochissimo prodotto. Applicato anche la mattina sotto il make-up non mi dà problemi. Dice di essere anti-rughe. Questa formula ricca sì, è attiva, è molto attiva, però lo trovo troppo pesante. Davvero può andare bene per la pelle matura, molto matura. In questo caso va anche a idratare perché ha un buon potere idratante. Mantiene le promesse, ma non è adatto al mio tipo di pelle, è molto ricco. Preferisco quelli in gel che sono anche più freschi. Devo segnalarvi il profumo. Esatto, il profumo è fresco, ma si sente molto. Una volta applicato, no, non si sente più, quando asciugo non si sente più. Però mentre l'applicate si sente, anche se è fresco e non è invadente, ma rispetto agli altri è più profumato. Inci, come sempre, contiene dimeticone, ma ci sta. E si mantiene le promesse, ma senza, non mi ha esaltato più di tanto. Ecco, allora adesso cerco di stringere il video perché prima il trattore, ora i vicini con il cane dei vicini, quello lì che sta diventando matto. E ora che io stringo il video, oltretutto la finestra chiusa, che cosa devo fare di più? Insonorizzare la casa? Probabilmente, non lo so. Aiuto, dove vado? Che dite se vado a registrare i video in un bosco? Al massimo ci passa davanti qualche capriolo, qualche cinghiale. Ci sono, li vedo. Ed è un lupo, ci frega la telecamera. Però non avrei vicini, o trattori, o altro. Ci devo pensare. Ci devo pensare, devo provare a portarci il cavalletto e se trovo un'inquadratura decente ci penserò. Perché qua la vedo davvero grigia. Comunque sia, ed fatemi sapere quale prodotto tra questi vi ha incuriosito di più, se ne avete provato qualcuno. E come sempre, spero avete avuto un po' di compagnia e vi fatto conoscere qualche prodottino. Ed al prossimo video. Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!